Ciao a tutti, continuiamo con i video di gastroenterologia. Eravamo arrivati al tumore dello stomaco. Adesso abbiamo il capitolo della fisiopatologia barra fisiologia intestinale, nel quale poi subentrerà una patologia che è il malassorbimento. Un attimo solo, eccoci qua. Allora, l'intestino tenue è costituito da duodeno digiuno e ileo, è l'organo in cui si verifica la digestione e l'assorbimento dei nutrienti introdotti con la dieta. Il colon è l'organo deputato a formare poi le feci, assorbendo dal 90% dei 1500 cc di fluido che riceve dall'effluente ileale, fluido costituito prevalentemente da acqua, fibre, sali minerali e residui biliari. Scusatemi un attimo, riesco a sentire questi uccelli maledetti che sono una cosa. Ma il motivo di tenere questi uccelli dentro casa? Il motivo di tenere questi uccelli dentro casa, qual è? Comunque, tornando a noi, il bolo alimentare viene trasportato lungo tutto il canale alimentare in modo coordinato con fenomeni di secrezione e assorbimento per consentire la migliore esposizione del cibo agli enzimi digestivi, il gusto, il giusto contatto, scusatemi, sto un po' fuso. Il giusto contatto con la mucosa, dei principi attivi, nei tempi e luoghi appropriati, diciamo che è essenziale per il processo di secrezione e assorbimento. Per questo l'intestino è dotato di una muscolatura longitudinale circolare che muove il contenuto per tratti a volte brevi, a volte lunghi, e lo ferma e lo trattiene in alcuni punti. A presiedere il tutto è un complesso sistema neuroendocrino, paracrino, umorale che governa contrazioni, rilassamenti e tono di base. In questo capitolo vedremo alcuni elementi di fisiopatologia della motilità con alterazioni motorie, processi di digestione e assorbimento alimentari con fenomeni di maldigestione e malassorbimento e dinamica dei fluidi intestinali con riferimento alle varie forme poi di diarrea. Quindi, ricapitolando il tutto, abbiamo visto anatomicamente il tenue che cos'è, il colon che cos'è, principalmente poi il colon cosa riassorbe di questi 1500 cc, perché avviene questo con secrezione e riassorbimento per predisporre l'azione più efficiente degli enzimi. Il tutto viene governato da questo sistema neuroendocrino paracrino umorale. E adesso vedremo le anomalie della motilità, le anomalie digestive, le anomalie delle dinamiche dei fluidi. Cominciamo con la motilità. In modo sintetico, la motilità regola il transito intestinale attraverso la peristalsi, che è l'attività di segmentazione, e gli sfinteri. Quindi peristalsi, attività di segmentazione e sfinteri. La peristalsi è un anello di contrazione preceduto da uno di rilassamento che procede in senso oro-aborale o più raramente in contrario. L'attività di segmentazione consiste in contrazioni non propagatesi, che si alternano a rilasciamenti senza spostamento del contenuto, se non in minima parte, e finalizzati al rimescolamento del bolo alimentare per assicurare il contatto con gli enzimi digestivi e il completo assorbimento. Gli sfinteri sono fibre della muscolatura circolare in perenne contrazione che si rilasciano all'arrivo dell'onda peristaltica, tengono separati alcuni comparti, prevengono in questa maniera il reflusso a monte. Infatti qua si spiega l'attività elettrica con potenziali d'azione in onda lente, l'attività contrattile con contrazione, rilassamento. La contrazione è correlata ai potenziali d'azione, questo per far capire che poi ci sarà un complesso migrante, importante, energetico. Le contrazioni si producono con il rilasciamento vasoattivo, quindi peptide vasoattivo intestinale, l'adenosintrifosfato dai motoneuroni
inibitori. Il controllo elettrofisiologico della muscolatura liscia intestinale è affidato alle cellule di Kajal, presenti nella mucosa, nello strato muscolare circolare. Queste cellule sono responsabili di depolarizzazioni lente, fasiche, su cui si sovrappongono potenziali di azioni associate in genere a contrazione. Rappresentano quindi il pacemaker dell'attività motoria intestinale e sono interconnesse tra loro con il sistema nervoso enterico, il cosiddetto cervello dell'apparato del digerente, che va in modo integrato col sistema nervoso centrale e periferico. Infatti, il plesso mioenterico di Auerbach e quello sottomucoso di Meissner coordinano in modo autonomo tutte le funzioni digestive, dallo sfintere esofageo inferiore fino a quello anale interno, mentre nervi estrinseci sono intimamente coinvolti nella muscolatura scheletrica della porzione prossimale dell'esofago e dello sfintere anale esterno. Inoltre, c'è da far notare che le parti esterne del canale alimentare, deglutizione e controllo dello sfintere anale esterno, hanno la possibilità di essere governate anche dal sistema nervoso centrale in modo volontario, quindi ci sta. Deglutizione e defecazione. Dunque, a digiuno l'attività motoria è caratterizzata da questo complesso motorio migrante interdigestivo, CMMI, costituito da un'onda peristaltica che comincia nel corpo antrogastrico, procede in senso aborale fino al colon in circa 2 ore. In effetti, finisce la fase 1 in queste 2 ore e poi si ripete ogni 2-3 ore. È preceduto da una fase di quiescenza motoria, la fase 1, e da una fase in coordinata, che è la fase 2. Infatti, qua c'è uno schemino che fa vedere come questo complesso cominci dall'antro, poi va nel duodeno, nel digiuno, nell'ilio, nel colon, dove la fase 1, bene o male, va dal tempo 18:50 fino alle 19:50, poi dalle 19:50 alle 20:20 fase 2, dalle 20:20 alle 20:35 fase 3, perché qui comunque sotto c'è un tempo di transito. Questa peristaltica, quindi la fase che è veramente peristaltica, perché abbiamo quella di quiescenza motoria fase 1, di incoordinazione fase 2, la peristaltica è la fase 3, con contrazioni irregolari che si propagano e ripetono con frequenza uguale a quella massima decrescente dal duodeno. Quindi si parte dal duodeno con 11-12 contrazioni al minuto fino ad arrivare, maledette formiche, all'ilio terminale con 8 contrazioni al minuto. È chiamata anche fronte d'attività e funge da spazzino del tratto enterico, poiché la sua funzione è quella di pulire il lume da residui alimentari indigeriti, da cellule desquamate, da batteri e secrezioni che si accumulerebbero nel periodo interdigestivo. Quindi parliamo comunque del periodo interdigestivo. Quindi questo complesso motorio migrante interdigestivo è integrato all'attività secretoria, infatti succhi gastrici, i biliari, i pancreatici vengono secreti in quantità crescente durante la fase 2, che è quella di attività incoordinata, e raggiungono il loro picco tra la fine della fase 2 e l'inizio della fase 3. La fase 3 spinge queste secrezioni in direzione aborale, con risultato di concentrazioni intraluminali che decrescono rapidamente, tornando ai valori basali con la nuova fase 1, che vi ripeto è la fase di quiescenza motoria, perché chiaramente le secrezioni vanno a valle e a monte iniziano a ridursi. Tali secrezioni poi verranno eliminate fisiologicamente. Tutti questi meccanismi sono sotto il controllo neurogenico, con una fine regolazione tra sistema nervoso enterico nella fase 3 di peristalsi e innervazione estrinseca nella fase 2 di movimento incontrollato. La fase 1 invece di quiescenza è l'espressione dell'attività bioelettrica muscolare. E mo, che cos'è sta CC? Delle cellule interstiziali di Kajal, che significa dell'attività del pacemaker tonico. Quindi, ritornando indietro, perché è stata abbastanza complessa sta cosa, super fatta al conti e super dimenticata. Allora, qual
Qui la motilità, si è capito la direzione che presenta, si è capito che nella peristalsi c'è questo anello di contrazione seguito da uno di rilassamento, si è compreso che ci sono nella motilità attività peristaltiche, attività di segmentazione per rompere il bolo e diciamo, metterlo maggiormente a contatto con le secrezioni, e infine gli sfinteri, principalmente per l'eliminazione, evitare il reflusso e tenere un rapporto anatomico compartimentale. Dopodiché si è parlato dell'azione con rilascio di peptide vasoattivi intestinali e ATP dai motoneuroni inibitori, per dire che c'è un controllo in questa maniera della muscolatura liscia intestinale e tutto parte da questo CIC, che sono le cellule interstiziali di Kajal, che sono presenti nella mucosa e nello strato muscolare circolare. Sono loro il vero e proprio pacemaker, da lì ci si collega poi al concetto di sistema nervoso enterico collegato a quello centrale, entra in gioco è periferico chiaramente, entra in gioco il plesso mioenterico di Auerbach e sottomucoso di Meissner, nella regolazione che va dallo sfintero esofageo inferiore fino a quello anale interno, mentre la muscolatura esterna va fondamentalmente dalla muscolatura, quella per la deglutizione, fino a quello dello sfintere anale esterno, che è questo, diciamo, è volontario. Poi si è dato un'attenzione particolare a quella che è la rappresentazione schematica tra le varie fasi del complesso motorio migrante interdigestivo, dove c'è la fase 1, la fase 2, la fase 3. La fase 1 sono principalmente le cellule interstiziali di Kajal. La fase 2 diciamo è una contrazione incontrollata durante i quali alla fine di questa fase comincia la secrezione degli enzimi che poi all'inizio della fase 3 è maggiormente espressa, ma la fase 3 è la vera e propria peristalsi che si propaga in modo decrescente. Se a livello del duodeno siamo a 11-12 contrazioni al minuto, a livello dell'ilio terminale siamo fino ad 8. Dunque, dopo aver ricapitolato il pasto, interrompe quindi questo complesso motorio migrante interdigestivo già dal primo boccone, trasformandolo in una momentanea attività segmentaria, momentanea. Successivamente la motilità si regola in funzione della gestione del bolo ingerito. La deglutizione attiva la peristalsi primaria dell'esofago che trasporta il cibo nella cavità gastrica. Se la peristalsi è inefficace e lo sfintere esofageo non si rilascia adeguatamente, il cibo può ristagnare, vedi il caso della calasia. Se poi la peristalsi viene sostituita da spasmi simultanei non propagatesi, il bolo può non progredire. O, nelle condizioni più gravi, spasmi più intensi possono spingere il bolo violentemente in avanti e indietro con espulsione violenta dalla bocca. Quindi qui c'è un grande rischio perché possono essere spasmi esofagei distali, prossimali o spasmi esofagei diffusi, che danno un dolore retrosternale intenso, scambiabile anche con l'angina, ne abbiamo già parlato. Ovviamente il paziente avrà un senso di peso a livello esofageo. E quindi abbiamo già rivisto brevemente il concetto patologico della calasia e dello spasmo esofageo diffuso. Ma se non mi sbaglio, lo spasmo esofageo diffuso fa parte dei disturbi esofagei minori, dove l'IRP è normale, quindi maggiore di 15, quindi la contrazione dello sfintere esofago-gastrico è normale, quindi superiore a 15 mm Hg. Quando lo stomaco riceve il bolo, si rilassa progressivamente, quindi fase di rilassamento per adattarsi ad accoglierlo, fase di adattamento, diciamo, senza che aumenti la sua pressione interna. Questo lo ottiene riducendo progressivamente il tono di base, almeno fino a un certo punto, quindi è un adattamento di tipo recettivo. Un'alterata regolazione di questo fenomeno dà appunto la cosiddetta sindrome dispeptica. La motilità poi del fondo cardiaco è diversa rispetto a quella dell'antro, in genere serve per accogliere il cibo e mescolarlo con l'acido e la pepsina, in attesa che possa essere mandato in avanti. L'antro secerne prevalentemente gastrina e VIP in costante contatto col duodeno, da cui dipende per gestire insieme al piloro lo svuotamento gastrico, quindi fase di accoglienza, fase di rimescolamento, sotto fase di digestione e poi emissione.
Anzi, queste fasi, che voglio proprio i nomi precisi, perché non me le posso ricordare tutte, mo ve le dico, un po' di pazienza che ve le dico. Fisiopatologia gastrica, allora. Abbiamo il rilassamento accomodativo del fondo, dopodiché c'è il rimescolamento, fondo antrale, e poi la coordinazione antro-duodenale. Finché il duodeno non si libera del bolo, il piloro non si apre, lo stomaco non si svuota. Per questo il complesso antropilorico duodeno può essere considerato un'unità unica fisiopatologica. Se alterata, può generare e aggravare disturbi avvertiti con senso di peso gastrico e gonfiore postprandiale. Quindi peso gastrico, gonfiore postprandiale, sindrome dispettica. Nell'intestino tenue l'attività motoria alterna movimenti di propulsione e di rimescolamento. Il rimescolamento saranno i movimenti, diciamo, quasi segmentari, con del contenuto luminale con perfetta coordinazione tra i vari tratti per il miglior, diciamo, contatto tra il bolo, gli enzimi digestivi e la superficie assorbente. Questa funzione si fa principalmente attraverso muscolaris mucose, responsabile della motilità dei microvilli, da cui dipende poi il contatto con la superficie assorbente. L'attività invece motoria del colon è per l'80% segmentare, quindi per consentire l'assorbimento dei fluidi, la formazione delle feci, perché dei 1500 cc è acqua principalmente. I più rari movimenti peristaltici possono essere di bassa e alta ampiezza, quindi da 50 a 100 mm di mercurio. I primi spostano liquido e gas, quelli di bassa ampiezza per brevi tratti. I secondi, detti movimenti di massa, spostano materiale solido per lunghi tratti. I due stimoli principali per l'attività motoria del colon sono il risveglio mattutino e il pasto. Quando il materiale arriva a distendere il retto, si percepisce la necessità di evacuare. Lo sfintere anale interno si rilassa, i suoi recettori distinguono le feci dal gas o dal materiale ancora liquido. A questo punto, in base alla possibilità, il soggetto può decidere se rilasciare o meno lo sfintere esterno per evacuare o rimandare lo svuotamento. La decisione di rimandare l'evacuazione è generalmente seguita dalla scomparsa dello stimolo e dalla permanenza delle feci nel retto fino all'arrivo di una nuova spinta peristaltica, come detto, nel colon è poco frequente. E questa è una delle cause di stipsi più comunemente riferite in ambulatorio, cioè tu latini, latini, latini e poi non riesci a farla. Alterazioni invece dell'attività di segmentazione, della peristalsi, della sensibilità del retto, del meccanismo sfinteriale si manifestano così come nella stipsi, anche nella diarrea. Le cause possono essere intestinali o sistemiche. Possono esserci anomalie delle cellule interstiziali di Cajal, dei plessi mioenterico di Auerbach sottomucoso di Meissner, dei neuroni o gangli possono ridurre o aumentare la forza e la frequenza delle onde peristaltiche, quindi avremo una stipsi di tipo atonica, una diarrea prevalentemente postprandiale. Possono aumentare o diminuire la sensibilità rettale, dando di conseguenza questo, ovvero la sindrome del colon irritabile, la dissinergia anorettale, il megaretto o impedire il corretto funzionamento degli sfinteri, il cosiddetto Hirschsprung. La motilità del colon, ma anche di tutti gli altri tratti intestinali, può essere alterata da cause sistemiche, neurologiche, endocrine, infettive, farmacologiche, trattati nei capitoli successivi. Il contenuto intestinale quindi è costantemente gestito da gradienti pressori generati da contrazione e rilassamento, coordinati tra di loro. Se un'onda peristaltica dovesse spingere il contenuto intestinale in un tratto non rilassato, il bolo non troverebbe spazio sufficiente per poter adeguatamente essere accolto, con inevitabile distensione della parete addominale ad ogni tentativo di spinta. Questo viene avvertito con il classico, quindi distensione della parete intestinale,
col classico dolore colico, cioè dolore che diventa sempre più intenso in presenza di un vero e proprio ostacolo, cioè la vera e propria occlusione intestinale. Quindi vedete quanti riferimenti patologici che io sottolineo in verde, così ce li ho presenti. Al contrario, quando la motilità viene completamente inibita, quindi in caso di peritonite, disturbi elettrolitici, ileodinamico post-operatorio, il contenuto si deposita nei punti più declivi delle anse, regolato solo dalla forza di gravità con separazione netta tra fluido in basso e gas in alto, i cosiddetti livelli idroerei, che all'RX li vedi. Gli stimoli sensoriali partono da terminazioni nervose localizzate a vari livelli della parete intestinale e formano vie nervose simpatiche e parasimpatiche. La proiezione centrale dei neuroni sensoriali spinali prendono rapporto sinaptico con neuroni su cui convergono anche le afferenze somatiche. Ecco perché il concetto di dolore riferito, cioè una problematica viscerale, si sovrappone a una sensibilità somatica e quindi dolore riferito. Esempi sono la localizzazione epigastrica del dolore gastrododenale, da riferimento alla punta della scapola destra del dolore colecistico o all'area periombelicale per quello derivante dall'intestino tenue. Quindi fissiamo anche questi epigastrico gastrododenale, punta della scapola destra colecistico, poi area periombelicale per intestino tenue. La branca centrale delle fibre vagali afferisce al nucleo del tratto solitario e all'area postrema. Alterazioni della struttura e funzione delle vie nervose sensoriali, centrali o periferiche, di innervazione sensoriale possono dare fenomeni di ipersensibilità viscerale che abbiamo già affrontato, quindi iperalgesia, quindi una risposta esagerata algogena a uno stimolo nocicettivo lieve, o allodinia, quindi un dolore in risposta a uno stimolo fisiologico normalmente non algogeno. L'ipersensibilità viscerale faceva parte anche di una sottoclassificazione di patologie esofagiche da reflusso, che poi in realtà è stata esclusa nella classificazione. Quindi abbiamo visto, bene o male, la prima parte, cioè la parte che riguarda la fisiopatologia della motilità. Adesso vediamo la parte che riguarda la fisiopatologia della dinamica dei fluidi. Adesso, nel corso delle 24 ore, il tubo digerente digerisce 10 litri di fluido, in gran parte assorbito. Nel colon circa 1500 cc, solo 200 cc vengono espulsi. Il colon inoltre ha una riserva funzionale che gli consente di aumentare fino a 3-4 volte la capacità di riassorbimento. Infatti qua c'è una spiegazione, leggiamola. La presentazione schematica della dinamica dei fluidi intestinali. La percentuale più alta di fluidi viene assorbita nel digiuno e nell'ileo. Il colon con 1500 cc, anche se in caso di necessità può arrivare a triplicarla. E ci fermiamo qua come riferimento. Maggiori dettagli sui meccanismi di assorbimento sono riportati qua. L'assorbimento e la secrezione di fluidi avvengono attraverso le membrane dell'epitelio intestinale, attraverso giunzioni intercellulari. L'assorbimento è a carico delle cellule dei villi del tenue e superficiali del colon, mentre la secrezione nelle cripte ghiandolari del tenue e del colon, quindi questo è importantissimo. Cellule dei villi, cellule superficiali, rispettivamente tenue e colon per l'assorbimento, cripte ghiandolari per secrezione di tenue e colon. Adesso, l'assorbimento di elettroliti può essere un processo in funzione dell'ATP, quindi attivo. Okay, con un gradiente elettrico negativo all'interno della cellula, favorente quindi l'assorbimento di sodio, o da un gradiente nello spazio intercellulare che assorbe passivamente l'acqua. Vabbè. Nel tenue, la presenza di glucosio e aminoacidi esalta l'assorbimento elettrogenico di sodio, mentre nel colon la presenza di acidi grassi a catena breve esalta l'assorbimento elettroneurale di sodio in scambio di potassio, di idrogeno, scusatemi. Quindi questa è una cosa importantissima. Glucosio, aminoacidi nel tenue, acidi grassi a catena breve nel colon. Un aumento della secrezione, una riduzione della secrezione, scusate, un aumento di secrezione, una riduzione di assorbimento, un aumento a carico osmotico luminale possono alterare questi scambi.
Ora qui spiegherà le cause di aumentata secrezione, di ridotto assorbimento e poi si parlerà della fisiologia dell'assorbimento. Allora, aumentata secrezione in caso di infezioni, ormoni, citochine proinfiammatorie, flogosi, ok? Le conseguenze cliniche sono la disidratazione, l'acidosi metabolica e la negativa risposta al test del digiuno. Nel ridotto assorbimento, quando abbiamo un danno alla mucosa per le infiammazioni o resezioni chirurgiche, ok? Questo ridotto assorbimento quando avviene? Un attimo. L'infiammazione porta a una perdita di cellule epiteliali con conseguente riduzione della superficie assorbente. Inoltre, le cellule epiteliali perse sono sostituite da quelle immature che vengono, anche se hanno capacità minori, queste vengono dalle cripte, quelle di Lieberkuhn. Anche i fluidi possono essere assorbiti, hanno bisogno di un adeguato tempo di contatto con l'epitelio intestinale, pertanto tutte le condizioni che determinano un aumento della velocità di transito daranno una riduzione di assorbimento, quindi questo devo sapere. L'aumento di velocità di transito quanto? Nel diabete, nell'ipertiroidismo o quando aumenta il volume dei fluidi intestinali, quindi per ipersecrezione, che vi ho detto che può essere per infezioni, ormoni, o citochine proinfiammatorie, ma anche una ridotta motilità può dare indirettamente diarrea perché favorisce un aumento della colonizzazione batterica intestinale, come nel caso per esempio della sclerodermia o raramente del diabete. Anche le resezioni intestinali diminuiscono l'assorbimento per riduzione della superficie mucosa. Vabbè, tutto questo nella fisiopatologia delle diarree, okay, che comunque noi poi rivedremo step by step. Adesso abbiamo fatto anche la meccanica della dinamica dei fluidi, adesso c'è il processo di digestione e assorbimento, quindi fisiologia dell'assorbimento intestinale. Il tema è costituito da duodeno digiuno ilio, l'organo in cui si verifica la digestione e assorbimento dei nutrienti introdotti nella dieta. In particolare nel duodeno che i nutrienti che dal cavo orale e stomaco sono già andati incontro a una prima fase digestiva per le amilasi salivari, la pepsina gastrica, vengono demoliti definitivamente dagli enzimi pancreatici e dalla bile. Enzimi pancreatici e bile giungono in duodeno sotto stimolo della caracolecistochinina e pancreozimina, mai sentita, un ormone secreto dalle cellule enterocromaffini della mucosa duodenale, quando queste vengono a contatto con il chimo, cioè l'acido proveniente dallo stomaco. Quindi colecistochinina, pancreozimina, per bile e enzimi pancreatici. I nutrienti così digeriti vengono poi, scusatemi, i nutrienti così digeriti vengono poi assorbiti dalle porzioni più caudali del tenue, cioè digiuno e ileo. Perché abbiamo parlato dell'azione principalmente del duodeno. In particolare, questo assorbimento si realizza con una serie di caratteristiche anatomico-funzionali dell'intestino tenue, vabbè, che tra l'altro tengono anche sotto controllo la flora batterica senza che interferisca con l'assorbimento di nutrienti. Vabbè. L'assorbimento può avvenire in qualsiasi porzione dell'intestino tenue, invece alcuni nutrienti in sedi specifiche ben precise. E questo è il caso del ferro che è esclusivamente nel duodeno prossimale, a monte della papilla del water, del calcio e l'acido folico che vengono assorbiti nel digiuno prossimale, quindi il ferro duodeno prossimale, calcio acido folico digiuno prossimale e la B12 che dopo il legame con fattore intrinseco gastrico è assorbita nell'ileo intestinale.
Gli elementi che permettono un adeguato contatto tra nutrienti e mucosa sono, in primis, l'estensione della mucosa stessa e l'attività motoria. Grazie alla presenza delle pliche di Kerkering, fili intestinali e microvilli enterici, la superficie viene amplificata. Vabbè. Ma ora entra nel merito di come avvenga il movimento e quindi si ritorna al concetto di macromotilità con peristalsi e rimescolamento. Poi parla anche della funzione del sistema immunitario nel controllo della flora batterica, questo lo vedremo più in là nelle malattie croniche infiammatorie intestinali. Il ruolo della valvola ileocecocolica nel evitare il reflusso, in particolare dal colon ascendente, dalla parte più declive, scusatemi, appunto del colon ascendente nell'ileo terminale. Quindi adesso abbiamo chiuso sta roba. Ora c'è un capitolo su quella che è la digestione, in particolare di carboidrati, proteine, lipidi, acqua, elettroliti. Allora, io personalmente sta roba la potrei pure fare velocemente, ma personalmente, siccome verrà fatta nella sbobina, siccome la reputo una di quelle cose nozionistiche puramente fisiologiche, ce la ritroveremo dopo. Infatti qua parlerà della digestione dei lipidi, dei carboidrati, appunto, il resto se l'è completamente dimenticato, per dire quanto poco gli interessi. Vabbè, vediamo un attimo cosa dice qui in primis, che a me interessano i riferimenti patologici. Lasciamo perdere. Allora, ora siamo arrivati a questo punto, che io ovviamente chiudo la video lezione perché si parlerà principalmente di fisiologia. E il concetto di malassorbimento lo vediamo nella prossima video lezione.